Buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Ember the Gamer e oggi siamo tornati su Crystal Lights insieme a Ginetto per fare una cosa pucciosissima. Vorrei far notare prima di tutto che Ginetto riesce a stare perfettamente in equilibrio sul crestino del nostro Quetzal. Guardate com'è bravo, guardate com'è bravo. Se vado indietro, levita, guarda, guarda, niente, abbiamo imparato a volare praticamente. Che gioia, Ginetto, che gioia. Ma prima di qualsiasi altra cosa vorrei salutare due iscritti che sono Antonio Fermi e Ambra Orio. Un super saluto ragazzuoli, un enorme abbraccio! Allora, noi con la casetta sul Quetzal siamo andati un pochino avanti, ma dopo un po' mi sono rotta le scatole fuori registrazione perché dovevo continuare a raccogliere legna come se non ci fosse un domani, perché la Osocraft richiede la quantità di legna immane. Quindi per cui per ora la casa rimarrà così, con tanti buchi, tante aperture, senza porte, perché non ne ho più voglia, voglio andare un attimo a caccia di bestie. Intanto però vi faccio vedere. Allora, qui abbiamo lasciato questo terrazzino, ma non so se lo manterrò. Ora vediamo, magari ci mettiamo due ringhierini, una scaletta per scendere senza sfracellarci a terra. Quindi di qua diciamo ci sarà poi l'ingresso principale. Qui abbiamo fatto l'area di lavoro con tutto ciò che ci serve. Qui in teoria c'è la cucina. Infatti qui è un po' basso il soffitto, ma non importa. Mi scoccia non sfruttare questo spazio, ma vabbè. Quindi qui ci sarà poi appunto la cucina, ma come vedete non ho finito di chiudere perché di nuovo non ne avevo voglia. Abbiamo un piano di sopra, abbiamo un piano superiore, di qua abbiamo di nuovo un bellissimo terrazzino. Ginetto, che succede? Ah, ok, non si riusciva a muovere, Ginetto. Di qua abbiamo il nostro tavolo della Osocraft, perché ho detto non si sa mai, metti che mentre siamo in giro con il Quetzal ci serve riparare qualcosa, ricostruire, vogliamo spostare roba. Quindi meglio averla sempre con noi. Qui c'è una camera da letto piccina, un po' triste, con solo due letti, il comodino e una luce. E poi basta, perché a Ginetto non serve altro per vivere. Poi di qua ho deciso di fare una serra. Ebbene sì, perché anche se sarà un casino riuscire a portare l'acqua alle piante, quindi dovremmo portarla a manina con i boccioni, vorrei avere sempre appresso una scorta sia di narcoberry che di tipo carote, patate, tutta quella roba lì per farci le kibble, che non si sa mai, visto che sul Quetzal voglio passare un bel po' di tempo, meglio attrezzarsi come si deve. Ma, ripeto, come potete vedere, la base non è assolutissimamente finita. Ma questa cosa che si passa dalla testa del Quetzal per salire e scendere, mi piace veramente tanto con la scaletta, è adorabile. Altra cosa molto importante, molto importante, mi raccomando, se volete vedere video di Ark, vi suggerisco il canale dei Giganoti. Vi lascio comunque il link del loro canale appunto in descrizione, così potete raggiungerli facilmente, perché fanno dei video molto carini, fanno tantissime cose, soprattutto loro giocano in cricca, quindi sono più di una persona e sono appunto divertenti, perché non sono soli come dei cani, come siamo noi e Gio e Ginetto, che noi siamo qui da soli con i nostri tre scarabei che si sono messi tutti in fila. Oddio, guardate che cosina adorabile! No, scusate, ma guardateli, ma si sono messi tutti in fila, che pucciosi! Non mi ricordavo che avevate questi colori così bellissimi. Uno di voi, tra l'altro, verrà nella serra con noi sul Quetzal, sperando di non perdercelo per strada, perché lo sappiamo, Ark e la fisica non vanno molto d'accordo. E sulle basi volanti, spesso e volentieri, ci si perde bestie per strada, come anche voi mi avete detto nei commenti. Dunque, dicevamo, vi lascio il link dei Giganoti in descrizione, così potete raggiungerli e andare a vedere il loro video. Mi raccomando, guardateli, sono divertenti. E soprattutto in cricca si fanno tante cose interessanti. Ah, in cricca significa in gruppo, non mi ricordo mai se si usa nell'italiano comune, oppure se è una di quelle cose che sento dire io e ripeto e boh. Allora, la cosa molto pucciosa che vogliamo fare oggi non è finire la casa sul Quetzal. La finiremo poi con calma, perché la sto facendo veramente troppo gigantesca. E ripeto, non ho voglia di raccogliere altra legna, la Osocraft ne richiede veramente tanta. Io sono stanca, anche i nostri castori sono molto stanchi. Quindi oggi andiamo a prenderci le lontre. Sì, quelle così pucciosissime, adorabili. Voglio la coppietta perché gli devo assolutamente far fare un cucciolo. Aspetta, perché mi lagga così il gioco? Che succede? Aspetta, vediamo intanto se qua troviamo qualcosa di interessante. Cosa ci dai, cosa ci dai, cosa ci dai? Niente. Niente. Aspetta, cos'è armi? Ah, no, mi fai costruire la criocapsula lì, la sfera poké. Ok, no, no, grazie. Ce ne ho già, grazie, come ricevuto. Allora, per le lontre, se non sbaglio, dovremmo andare, boh, tipo alla fine della mappa. Basta laggare il gioco, però hai rotto un po' l'anima.
Non mi dispiacerebbe, oltre alla cosa pucciosa che dobbiamo fare, cioè appunto prenderci le lontre belline, pucciose, meravigliose, che mi avete detto ci dovrebbero mantenere al caldo quando andiamo sulle montagne nevate, cosa molto utile. Vorrei prendere dei caprosucus, che non li ho mai presi in effetti. Scusate ragazzuoli, voi che di livello mi siete? Di che livello mi siete? Un 116, aha, e lei? E lei? Una femmina, 41. Col maschietto ci siamo, con la femminuccia un po' così così, magari dopo andiamo prima dalle lontre, che il viaggio sarà anche lungo e difficile. C'è un Baryonyx rosso, aspetta, scusate, ma a me piacciono troppo queste creature tutte. Guarda che bellino, peccato che sei di livello schifo, più schifo che più schifo non si può, perché i colori sono bellissimi, questo rosso fuoco, questo rosso sangue. Sembra uscito direttamente dall'inferno. Oh, che amore. Peraltro, le lontre, ora che ci penso, non so se sono effettivamente già nella zona innevata. Quindi Ginetto, che non è bardato ben bene come dovrebbe, potrebbe potenzialmente morirci di freddo. Ma non importa, adesso lo scopriremo. Poi giuro che finiamo la costruzione della base sul Quetzal, perché appunto voglio girare con il Quetzal. Quando andremo sulla montagna innevata, vorrei girare direttamente con lui, senza costruire altre basi. Vedo bestie che cadono. Oh, peccato, ci siamo persi lo spettacolo della caduta, vabbè, dello sfracellamento a terra del parasauro. Sulla montagna innevata, dicevo, non penso costruiremo una base neanche d'appoggio, perché una volta che sul Quetzal abbiamo tutto quello che ci serve, voglio dire, chi ce lo fa fare di raccogliere altra legna, altre pietre, altra paglia, altra roba? Insomma, non è proprio la parte più entusiasmante di Ark. No, non è vero, dai, è bello costruire. Io mi diverto molto a costruire, però dopo un po' prende all'anima e quindi è meglio fermarsi ogni tanto. Ciao, iguanodonte! Ma ce lo prendiamo poi anche un altro iguanoconte? A me non dispiacerebbe. Oh, bellino lui. In tutto ciò io sto andando dalla parte sbagliata. Mi sa che devo andare per di là. Oh mio Dio, ma dobbiamo arrivare fin laggiù. Sarà un viaggio lungo eterno. Oh, ci mettiamo l'eternità di sempre. Aspetta, fammi recuperare stamina, così Crypto forse poi non deve atterrare più. Oh, e di nuovo ci stiamo muovendo solo con Crypto. Non abbiamo più usato le nostre viverne Ember o la viverna di sangue. Che peccato, perché sono così belle. Ma scusa, che ore sono? Si sta facendo notte? Ma porca miseria, noi che siamo partiti di sera, io non me ne sono accorta. Vedi, costruisci, costruisci e si perde la cognizione del tempo. Già sono rincoglionita di mio. Raccogliere legna a scoppio non aiuta, non migliora sicuramente le cose, perché è abbastanza alienante. E vabbè, noi intanto continuiamo col viaggio e poi aspetteremo mattina a sto punto. Ginetto, tu per ora a temperatura come sei? C'è freddo? No, sembra stare bene, Ginetto. Poi non so cosa ne pensate voi, datemi anche voi delle indicazioni, dei suggerimenti, delle proposte. Se non mi lagga il gioco. Ma vorrei anche tornare un pochino su Aberration, perché è vero che Aberration è la mappa che ti odia più di qualsiasi altra cosa al mondo quando sei su Ark. Ma è anche molto molto carina, molto interessante. Il fatto che non si possa volare crea quel livello di difficoltà in più che ti... non lo so, è quella cosina in più che ti sconfinfera e ti fa dire: ma sì, dai, proviamo a morire ancora e ancora e ancora su Aberration. Ah, Ginetto si sta cagando da freddo. Vabbè, niente, noi raggiungiamo il punto di dove in teoria dovremmo trovare le lontre. Forse ne troviamo qualcuno anche qua, possiamo provare. E dopodiché, niente, aspettiamo il mattino e ci vediamo tra qualche ora. No, non è vero, ci vediamo domani mattina. Ma guarda com'è bellina questa zona, con tutti i fioretti rosa che golleggiano sull'acqua. Oh, ma è bellissimo. Guarda, con anche la cascatella e tutte le luci. No, vabbè, che spettacolo che è sta zona. È bellissima. Cosa? Cosa? Ma perché mi spinge in acqua lei? Ma perché? Che le ho fatto? Ma non l'ho toccata. Comitato d'accoglienza proprio meraviglioso, però. Allora, è finalmente la mattina successiva. Ginetto si è dovuto accendere due fuocherelli perché ci stava crepando di freddo. Gli si stava congelando l'anima. E ci siamo anche messi a cuocere un pochino di carnina, che schifo non ci fa. Ma direi che è il caso adesso di andare subito a cercare le lontre, perché durante la notte ho visto Robina che si muoveva nell'acqua. Ma non sono sicura, sicura. Sì, quella è una lontra, quella è una lontra bellissima. Oh mio Dio, aspetta. Ma poi questo posto è meraviglioso. Sì, giustamente da sopra Crypto difficilmente riuscirò a dare un'occhiata.
Londra, io ti ho visto qua sotto. Dove sei finita? Volevo vedere il livello. Ah, ci dobbiamo buttare in acqua. Ma ci saranno le sanguisughe anche qui? No, dai, qua non ci sono, secondo me, le sanguisughe. Secondo me non ci sono, perché ho deciso io così. Allora, tutti ci non rompere le scatole. Crypto fa da bravo non far arrabbiare i vicini di casa. Che bellino, tutto rosa. Ciao. E come si sente il rumore della cascata qua sotto? Allora, qua c'è un pesce. Ciao pesce, e vediamo di prenderlo subito. Che in teoria lo dobbiamo addomesticare, la nostra piccola adorabile lontra, con appunto il pesce fresco. Aspetta, ah no, questo è un altro pesce. Ma quante perle che ci sono qui. Sono laggiù le lontre. Aspetta, le ho viste. Ma peraltro come sono tranquille queste acque. Non vedo bestie cattive, brutte, schifose. A parte che c'ho il pesce, il cadaverino del pesce che mi sguazza davanti. Ciao lontra, ciao piccola lontra. Ma come sei bellissima, che livello sei? 37, oh, livello bassino, però bellissima tu, sappitelo. Ne ho vista un'altra qui, aspetta, Ginetto ci sta morendo di freddo e anche soffocato, aspetta. C'è il pesce che ci va in faccia, ciao, 108, 108, femmina 108, vieni qua, femmina 108, vieni qua. Ok, un pesce l'ha mangiato, aspetta, dov'è? No, questa è un'altra lontra, non voglio ucciderla. Sì, però non mi scappare così. Pesci, dove siete? Dai che ce n'era un botto. Ma sono dovuti scappare tutti ora i pesci, scusa. No, ma fammi capire, ma perché? Ah, eccoli. What the? Ok, trasciniamo. L'ho preso? No, non l'ho preso. Trascina il cadaverino, Ginetto. Fammi vedere tra l'altro quanto è grande in confronto a te. Grandicello come pesce. Lontra, sei tu? Sei tu la mia lontra bellissima di livello 100 e passa? Facciamo respirare un po' Ginetto, poverino, che... Ok. Sei tu, piccola, dimmi che sei tu. No, livello 16. Dov'è l'altra lontra bellissima? Dai! 108! 108! Aspettami, sto arrivando! Non fuggire, ti prego! Cosa ho raccolto? Pietre, perché ho raccolto pietre? No, volevo dare da mangiare alla bestiolina lì io. Forse era meglio portarci le pinne. Dov'è? Qua. Ok, un'altra l'ha mangiata. Quanto siamo con l'addomesticamento? Non me lo fa vedere. No, scusa Ginetto, scusa, c'hai ragionissima, c'hai perfettamente ragione. Ci sta morendo tanto congelato il povero Ginetto. Non è per niente divertente andare a caccia di lontre, dico la verità. Forse era meglio equipaggiarci meglio. Ciao creaturina, ciao, mangia. E siamo al 58%, ok, perfetto. Dai, sta anche andando meglio del previsto. Perché temevo che in queste acque ci fossero bestie più brutte e più cattive. Invece ci sono solo pesciolini e bestioline adorabili. Pesce, ma non sei morto in un colpo? Ma, mancato. No, ma non ti spostare che mi stai facendo sprecare un botto di... Un botto di frecce. Dove sei, lontra? Lontra, sei tu? Dove sei? Qua. Oh, piccina, lei bella. Oh, guarda, c'è un pesce proprio qua davanti. Perfetto. Anche loro ogni tanto devono salire a respirare. Ottimo, buona sapersi. Tieni, mangia. Dove sei, lontra? Lontra? Eccola qui. No, ma guarda che bellina che ho, mio Dio. Mangia. E abbiamo la piccola lontra. Almeno una. Adesso voglio prendere l'altra. Aspetta, mi facciate un attimo uscire per cortesia, che Ginetto sta congelando. Ciao piccola. No vabbè, ma guarda la pucciosità. Ma quanto è adorabile questa creaturina bellissima. No, guarda gli occhietti pucciosissimi. Amore, che musetto dolcerrimo. Ginetto, pigliala. Fammi vedere come ti sta la lontra. No, ma guarda la dolcezza di questa creatura. Ti si avvolge al collo, oh mio Dio. No, adoro. Sei la creatura più dolce, meravigliosa e pucciosa di Ark.
Ok, va bene, basta cincischiare. Mi avete detto anche che la lontra, se non sbaglio, ha la vita un pochino a schifo. Quindi dovremmo stare molto, molto attenti e soprattutto alzarle tanto, tanto la vita. Allora, vediamo di cercare un bel maschietto per questa piccola lontra adesso. In teoria ci dovrebbe anche tenere caldo, quindi se io ora mi ributto... Ma anche in acqua funziona questa cosa che mi tiene caldo. Sì! Sì, Ginetto, non ci sta morendo congelato, non ci credo. Grande, grandissima la lontra. Tu amore, che livello mi sei? Un livello 20, ma perché? Un altro livellino un po' bellino bellino. Guarda, 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 questa è molto carina, questa è molto carina. Sono sicura che è un livello... Schifo, niente, ottimo. Aspetta, c'è un'altra qui, ma è pieno, è super pieno. Pensavo fossero molto più rare. Tu sei? No, aspetta, non ho visto livello 20. Allora, queste non sono un livello molto alto. Aspetta che ce n'è un'altra lì. Ma che scema. Ginetto, abbiamo il binocolo. Sfruttiamo il binocolo, abbi pazienza. O no? O no? Livello 12. Oh, belline. Nuotare con le lontre. Il sogno di una vita che si avvera. Tu mi sei un... Femmina 75. Che bella. No vabbè, ma io voglio un esercito di queste creature. Ah, Ginetto, c'hai fame. Aspetta, aspetta, dobbiamo andare a riva per mangiare, vero? Tu non mi mangi in acqua, no? E beh, se ho paura di fare l'acqua, di avere congestione dopo. Mi sembra giusto. Dicevo, ma non c'è il rischio che la lontra mi affoghi, vero? Cos'è? Ah no, tu sei un pesce. No, ma è una mia impressione o hanno cambiato i rumori, i suoni che ci sono sott'acqua su Ark? Cioè, mi sembra di sentire molto più casino rispetto al solito. Ciao! Tu sei? Una femmina 41. Mi sa che dobbiamo cambiare il laghetto. Qua sono tutte di livello basso. Ma guarda quante perle! Ma saperlo che erano tutte qui. Ma ascolta, fammene prendere qualcuna che... In effetti scarseggiano alla base le perle. Un maschio 37 però. 37 no, dai, un pochino più altino. No, 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 purtroppo mi sa che dovremmo abbandonare questa zona, che è un peccato perché è veramente molto carina, molto bella, molto pucciosa. Soprattutto non cercano di mangiarci gli alligatori in continuazione. Però non ci sono lontre di livello decente a parte quella che abbiamo preso noi. Continuo a vedere sempre le stesse. Sì, livello 12, livello 16, livello schifo, più schifo. Femmina 125, ma io non ti ho vista prima, maledetta. Maledetta. Si era imboscata la signorina, capito? No vabbè, lo so che ho detto che... Ho detto giusto pochi secondi fa che non avrei costruito altre basi. Però ragazzi, questa zona è veramente bellissima. Già un pensierino ce lo sto facendo, dico la verità, sono sincera. Dai, ma guarda che meraviglia con la cascatina. E poi guarda il metallo. Guarda quanto metallo. No, vabbè, no, no, dai, dai, dai. Ora non pensiamo ad altre basi, che dobbiamo già costruire quella sul Quetzal. Un attimo di calma, Ginetto, non facciamoci prendere dall'emozione. Allora, io probabilmente ho le allucinazioni uditive, ma andando sott'acqua mi sembra di sentire tipo una canzoncina. Ma ci hanno aggiunto tipo le sirene su Ark? Cioè, allora, ora sto un attimo in silenzio per una volta in vita mia. E ascoltate anche voi e ditemi se voi sentite questa specie di canzoncina. No, io la sento. Maschio 16, che schifo. Io sento tipo una canzoncina. No, vabbè, ok, me la sto sognando probabilmente. Aspetta, lì ce n'è una. Dove? Ti ho visto. Dove sei? No, una femmina 20. Guarda il musetto adorabile e amoroso. Che gioia. No, tu sei brutto come la morte, vattene. Femmina 75. No, niente. Ciao, bestiolina. Ma come siete carine e adorabili, oh mio Dio. Ok. Basta cincischiare Ginetto, che con tutta sta dolcezza... Cosa? Ciao. Ok, tu mi sei di livello 16. No, guarda, ti avrei anche preso già che eri incastrato sulla zampa di Crypto, ma no. Quindi dobbiamo cercare un altro laghetto qua intorno, perché la zona è questa. Proviamo a seguire il corso del fiume per di qua. Magari ne troviamo altre. Tipo qui c'è qualcosa. No, vabbè, ma che bella zona. Puff, tuffetto. Sì, ho visto roba che si muoveva. E guarda quante perle!
Oh, per l'amor del cielo, questa zona è meravigliosa. Ma perché siamo venuti qua? Adesso mi sta venendo voce. 116 prefemmina. Femmina 75. Mi sta venendo voglia di costruire una base qui. Sì, ma viva la logica, soprattutto la coerenza. Appena detto no, no, basta, non costruisco altre basi, non ho più voglia, non ho più voglia. E poi, oh, voglio costruire una base qui. Complimenti. No, scusa, allora, io sto cercando un maschietto, ma per sicurezza, tu mi sei femmina, vero? Sì, lei mi è femminuccia, ok. Ok, no, beh, io stavo grisando tutte le femminucce, poi magari mi rendo conto che invece avevamo il maschietto sulle spalle e ho fatto una cacchiata. Invece no, stranamente no. E vabbè. E vabbè, la cascata meravigliosa immane che c'è qua. No. No, che bello. Che bello che è sto posto. Guarda le perle che sbrilluccicano sotto queste foglie rosa, rosate, rossastre, arancionate. Oh, che meraviglia. Mi sto sciogliendo. Che episodio pieno di dolcezza. Allora, qui abbiamo un castoro, che in teoria se non gli vado a toccare la sua casetta non dovrebbe fracassarci l'anima. E qui vediamo qualche lontra? No, non vedo lontre. L'acqua è anche molto bassa, quindi non ci possiamo immergere. Ah, un pochino sì. Fammi vedere cosa troviamo. Pietre, alghe, ok. No. No, decisamente direi che qua lontre non ce n'è. Perché il cielo si è fatto così scuro? Ma sta nevicando. Ma scusa, in sta zona sta davvero nevicando? Ma ha senso? Ciao castoro, Dio che paura. Non so perché per un attimo mi era sembrato un lupo. E non vedo lontre, dannazione. Mi potrei accontentare di una? No, decisamente no, io le voglio tutte e due. Voglio vedere il cucciolo di lontra, mi avete detto che è adorabile. E peraltro Ginetto sta nevicando, deve esserci un freddo barbino, ma grazie alla lontra non sta patendo il gelo della zona. No vabbè, fantastica sta creaturina. Fantastica. No, aspetta, qua c'è gente brutta, qua c'è gente brutta che ci vuole mangiare sicuramente. Fammi almeno tirar fuori la balestra. Allora, prima di farci smangiucchiare il culetto da queste bestie cattive. Guarda che brutto muso che c'ha. Vediamo se c'è davvero una lontra. Forse laggiù, quella è una lontra. Aspetta che vedo una bestia molto in lontananza. No, forse era un'illusione ottica, perché oltre alle illusioni uditive, alle allucinazioni uditive o anche le allucinazioni visive. Non è vero, è una lontra. L'ho vista. Si muoveva da lontra. Aveva le movenze da lontra. Ah, scusa Ginetto, scusa. Mi ero dimenticata che dovevi respirare, perdonami. Eccolo laggiù, però non mi fa vedere il livello, maledetto. Oh, aspetta, l'ho visto. 83, maschio 83. Ma guarda, maschio 83 mi potrebbe anche andare bene. Ma maschio 83 mi va benissimo. Allora, però vediamo di non andarci a nuoto, perché altrimenti arriviamo tra 4 giorni. Ci avviciniamo all'altra riva con Critto. E poi da qui vediamo di prendere l'altra piccola lontra. Ma è adorabile. Dove sei, piccola lontra? Dove sei? Ti ho visto prima, dai, fatti vedere. Eccola! No, ma sta andando dall'altra parte adesso, ma mi prende in giro. Ma scusa, tu eri per di qua prima. Sei tu? Sì, maschio 83. Vabbè. Ginetto, porta pazienza, dovremmo andare avanti così. Niente, a nuoto, la inseguiamo, cosa vuoi che ti dica? Ah, brutta bestia! Ah, brutta bestia, brutta, aspetta, fammi ricaricare, ci ha fatto malissimo. No, e che, tutti mi attaccano ora, tutti. Aia, ci stanno facendo malissimo. Ginetto, nuota un po' più veloce, Ginetto, dai che ci abbiamo anche la lontra sulle spalle, rischia di morirci. Ah, guarda, ci stanno inseguendo tutti i salmoni che ci sono, ah, brutto, cattivo. No, vabbè, tutti i salmoni di Ark ci stanno inseguendo, non va bene questa cosa, non va bene, aia. Ma porco cacchio, che male. Maledetto. Guardali fin dove arrivano. Ragazzi, vi ho fatto arrabbiare molto molto.
piccola lontra, non è che ti puoi avvicinare un po' a riva? Qua mi mozzicano tutti. Dov'è la lontra? Stiamo vicino alla riva, che sennò, cioè, uccisi dai salmoni, no, ti prego, che triste, che morte triste, davvero. C'è una morte un po' infame. Lontra, piccola lontra pucciosa e dolcissima. Guarda quel salmone, si è impennato. Ma dov'è? No, mi sono persa il salmone che mi stavo trascinando. Ah, è lì. Guarda quel salmone che si è impennato. Aspetta, lo voglio prendere, lo voglio prendere. Guarda come si arrabbia, guarda come si arrabbia moltissimo. Che rinco, che rinco. Va bene, riprendiamoci il nostro salmone e vediamo di trovare la lontra. Dove capricchio è andata? La pepa, quanto è grande il salmone in confronto a Ginetto. La pepina, guarda com'è gigantesco. Ma è tipo grande quanto lui. Ma no, non penso sia normale questa cosa. È normale, sì, probabilmente è normale. È laggiù, è laggiù, è laggiù, l'ho vista. Oh, dannazione, questa sarà più difficile dell'altra, mi sa. Ginetto, nuota più veloce, muovi quelle gambine corte corte, dai. Vabbè, dai, guardiamo il lato positivo. Vediamo il bicchiere mezzo pieno invece che mezzo vuoto, anche perché con tutta l'acqua che c'è sarebbe difficile vederlo mezzo vuoto. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Piccola lontra, vieni qua, ti do un salmone. Buono, 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 buono. Ok, perfetto. Uno gliel'abbiamo dato. Aspetta, non ti voglio perdere di vista. Dammi un altro salmone. No, aspetta, se becco un salmone poi mi vengono tutti a mordere le chiappette. Non c'è un altro pesce un po' meno irrascibile a cui sparare? No? No, solo salmoni? Ma davvero? Ah no, aspetta, aspetta, aspetta. Guarda, guarda che lì c'è uno di quei pesci un po' rinco che non dovrebbero romperci le scatole. Ah, scusa, Ginetto. C'hai ragione, c'hai ragione. Sì, decisamente era meglio se ci preparavamo le bombole e tutto il necessario per andare sott'acqua. Non ci avevo pensato. Là c'è qualcosa che insegue qualcosa, però vedo che Crypto non mi frega una cippa. Ottimo. Quindi lui è tranquillo, tranquillo. Se è tranquillo lui, siamo tranquilli anche noi. Vieni, piccola lontra bellissima. Tieni, pappa. Ok, dai, 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 ne manca uno. Secondo me ancora uno ce l'abbiamo. Guarda, 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 guarda. L'ho preso? No, non l'ho preso. Ok, ok, dai, dai, ne manca uno. Secondo me ne manca uno. Abbiamo anche il maschietto. Ne manca uno. Abbiamo anche il maschietto di lontra. Non voglio vedere. Vedo l'ora di vedere i cucciolotti. No, no, mangia, mangia il mio pesciolino. Lontra, mangia il pesciolino. Lontra, mangia il pesciolino. Oh, 99,4. Ma sarai... Va bene, non diciamo niente. Stiamo calmi, manteniamo la calma. Ark, però sei un pochino stronzetto, diciamocelo. Diciamocelo, ciao salmone.